A più di un anno di distanza dall'ultima crociera sono tornato su una nave da crociera che è sempre Costa, questa volta Costa Magica, ma non come turista, ma come visitatore, come visitor, daily visitor, perché mia cugina, una insomma delle mie cugine, lavora qui in questa nave come cameriera, bartender. È possibile quindi solo per i parenti o per gli amici stretti fare una giornata sulla nave e un pasto gratis. Ho vinto ieri l'esame di marketing e ora mi trovo qui a Savona e diciamo è un bel relief, una bella boccata d'aria. Ciao a tutti ragazzi, sono Karma. In questo video vi parlerò di come dimagrire, di come perdere peso o massa grassa. Ho fatto tanti video di fitness in cui ho parlato di come aumentare la propria massa muscolare, ho mostrato dei workout, degli allenamenti, degli esercizi specifici per gruppi muscolari, però non ho mai parlato di come fare a perdere peso. Ebbene, questo video è per coloro che vogliono semplicemente perdere peso senza aumentare la propria massa muscolare, semplicemente ridurre la percentuale di massa grassa. Per gli uomini è più probabile che la massa grassa si accumuli nella parte bassa del ventre, mentre per le donne nei glutei e nelle cosce. C'è la differenza fra grasso androide e grasso ginoide. Tuttavia questo video va bene per tutti coloro che hanno questo obiettivo in mente. I due principi che stanno alla base della perdita di peso sono la dieta e l'allenamento. La dieta deve essere organizzata attorno ad un pilastro che è il deficit calorico. Non vi servirà fare diete extraterrestri per raggiungere questo obiettivo. L'importante è che la quantità di calorie che assumete giornalmente è inferiore alla quantità di mantenimento. Se ad esempio siete uomini, è probabile che la quantità di mantenimento sia attorno a 2200 o 2400 kcal al giorno. Bene, se volete perdere peso, la vostra dieta potrebbe arrivare fino a 1700 calorie al giorno. Poi dipende da quanto velocemente volete perdere peso e da quanto siete disposti a sacrificare. Una volta stabilito un tetto massimo di calorie che dovete assumere, che deve essere inferiore alla quantità di mantenimento, si passa poi ai contenuti della dieta. Evitate assolutamente cose come patatine fritte, cose fritte in generale, cibo da fast food, schifezze varie, snack, cibo industriale, cose del genere. Concentratevi sulle cose naturali, in particolar modo la verdura deve essere l'ingrediente più abbondante nella vostra dieta. Anche la frutta, ma la frutta fate più attenzione, soprattutto per la frutta secca, perché di solito contiene tanti zuccheri ed è più calorica. Fate attenzione a tutte le cose molto caloriche, come le noci. Prediligete le carni bianche rispetto alle carni rosse. Riducete l'assunzione di carboidrati complessi, tipo pasta, riso, cereali, pane. Non dico di interrompere, ma dovete ridurre la quantità di questo tipo di carboidrati. Preferite invece i carboidrati che si trovano nella frutta e nella verdura e bevete sempre tanta acqua. Questo è il modello di dieta ideale che dovete seguire se volete perdere peso. Per quanto riguarda invece l'allenamento, il tipo di allenamento più tecnologico, diciamo, per perdere peso è il workout ad alta intensità, il cosiddetto HIIT workout. Ne ho già parlato in un video che ho fatto qualche anno fa su un'applicazione che si chiama 12 Minute Workout e che segue proprio questo principio, ma ora ce ne sono davvero tantissime di applicazioni di questo tipo. C'è il 7 Minute Workout, il 4 Minute Workout, un'applicazione che si chiama Freeletics, penso, e tantissime altre. Come funziona questo tipo di workout? Beh, funziona che fate degli esercizi, delle batterie di esercizi ad alta intensità per magari 30 secondi e poi intervallate con delle pause molto brevi. Vi faccio un esempio pratico. Se dovessimo applicare questo tipo di allenamento ad una corsa, anziché fare una corsa a velocità costante per, che so, mezz'ora, si farebbero tanti sprint alternati a dei momenti in cui si corre più lentamente o si cammina, tipo 30 secondi di sprint alternati a 15 secondi di camminata, 30 secondi, 15 secondi e così via per un tot numero di minuti. Questo è un po' lo stile del HIIT workout. I benefici di questo allenamento è che vi consentono di perdere peso molto velocemente, sono più efficaci degli esercizi cardio tradizionali,
E se eseguite un allenamento HIIT workout a corpo libero, o che magari utilizza anche degli attrezzi, oltre a perdere peso potrete anche incrementare la vostra massa muscolare. Il difetto, per così dire, è che è un tipo di allenamento abbastanza faticoso. Ovviamente ci sono dei gradi di difficoltà in base a come è strutturato l'allenamento, però di solito è più faticoso di un allenamento cardio tradizionale. Quindi se non avete ancora la prestanza fisica per fare un allenamento di questo tipo, vi consiglio di fare cardio tradizionale, quindi jogging, corsa, oppure usare le macchine che si trovano in palestra, tipo le ellittiche, la step machine, il tapis roulant e macchine di questo tipo. Bene, questi sono i due principi che stanno alla base della perdita di peso. Non dovete fare cose aliene, non servono sovraccomplicazioni perché questo è tutto quello che dovrete sapere. Vi basta poi applicare queste cose e avere la persistenza necessaria per ottenere risultati. Quindi, deficit calorico e allenamento ad alta intensità. Questo è tutto quello che vi serve. Ok, per questo video quindi è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma.